I just wanna be part of your symphony. Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Speciale Mercato, la terza puntata. Venerdì scorso l'abbiamo realizzata al ristorante Bolsena di Montesilvano, oggi siamo tornati in studio, le 21 in punto. Allora salutiamo subito i nostri ospiti di questa serata, lo ringraziamo perché non è facile trovare un addetto ai lavori in questo periodo di pieno calciomercato, anche se si stanno giocando i mondiali. Fabio Lupo, buonasera Fabio. Buonasera, a me è facilissimo trovarmi, mi sono fermo. Grazie Fabio per aver accettato il nostro invito, grazie a Paolo Toro. Al centro proprio, sei al centro del tridente in questo momento, non so se possiamo fare un totale. Ringraziamo anche Dino D'Angelo, il nostro regista, ecco qui, al centro del tridente. Hai una grandissima responsabilità questa sera, lo sai? Certo, come no. Quindi dovrai pronunciarti, vorrei esprimerti, vorrei dire cose importanti. Buonasera al collega Vincenzo Cilli, da qualche settimana. Grazie, grazie collega, però poi le cose bisogna. Me piace, io faccio studiare gli altri da 24 anni, quindi ho questo hobby, la passione per lo studio, e ho voluto fare anche questa cosa. Poi vuoi mettere il piacere di chiamarti collega, un piacere incommensurabile. Ma assolutamente, assolutamente, il piacere è tutto mio. Allora, entriamo nel merito degli argomenti, anche se insomma non ci sono grandi novità. Per quanto riguarda il Pescara, la novità di oggi è la firma di Memushai, un graditissimo ritorno, quello di Lydian Memushai, che ritrova Pillon a distanza di 4 anni. Erano stati insieme nel Carpi stagione 2013-2014, quando Pillon subentrò a Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell'Inter, fino a qualche settimana fa, fino a un mese fa, perché da poche settimane è praticamente il nuovo allenatore del Venezia. Memushai, Fabio Lupo, è un rinforzo direi importante per il reparto nevralgico del Pescara. Direi sotto ogni profilo, sotto il profilo dell'esperienza, il carisma, la personalità, dell'impatto anche con la piazza, la conosce già, insomma, direi veramente un acquisto di grandissimo livello, assolutamente. Assolutamente. Paolo e Vincenzo, sull'argomento poi sentiremo anche le ultime nella scheda. Ma sicuramente sì, anche se il centrocampo del Pescara al momento mi sembra abbastanza ben fornito, sì. Bisogna vedere solo che fine farà, se ci sarà la cessione di Brugman o meno. Comunque il ritorno di Memushai dà una solidità e un equilibrio notevole. Poi ci dirai le ultime su Brugman, perché tu sei il suo confidente, quindi sappiamo ormai da tanto tempo. Non ne ho, l'ho solo salutato, dico la verità, non ho avuto anticipazioni. Cioè ti schernisci da subito? No, insomma, non ho avuto anticipazioni. No, sono d'accordo con gli amici, è una figura... conosce molto bene Pescara, e il centrocampo del Pescara ha bisogno di un uomo come Memushai, con il rientro di Palazzi che viene da un lungo infortunio, e poi con l'allontanamento di Valzania e Carraro. Quindi insomma credo che il centrocampo abbia bisogno di una persona di esperienza come Memushai. Ricordiamo, 32 anni, il prossimo 7 di dicembre, classe 1986, lo scorso anno al Benevento 17 gettoni di presenza, ha fortissimamente voluto Pescara, Memushai, che era legato, se non vado errato, vorrei dire corbelleria, al Benevento da altri 2 anni di contratto. Quindi insomma poi è chiaro, c'è stata anche l'opera di intermediazione, chiamiamola così, del suo agente Mario Giuffredi, che è in ottimi rapporti con il presidente Sebastiani. Volevo fare una domanda a Fabio, che in questo momento è fuori dalla mischia, però sono state settimane molto calde anche per quanto ti riguarda, perché eri stato accostato ora allo Spezia, ora al Verona, poi ci sono state altre squadre che non ricordo, però Spezia era una pista caldissima. Sì, sì, Spezia, c'era stato questo interessante anche il Verona, c'era stato un po' di movimento intorno al mio nome, poi le cose non si sono concretizzate, e quindi rimaniamo così, ci godiamo il mare di Pescara e poi ogni tanto veniamo a trovare gli amici per parlare un po' di calcio. Cioè non ti manca il calcio, come ha asserito ai nostri microfoni Ivo Iaconi qualche giorno fa? No, non credo, perché tu insomma...
Ma vorresti subito rientrare nel lagone? No, non sono. Anche perché hai fatto molto bene a Palermo, io non lo dico per piaggeria, è vero che ti conosco da tanti anni e ti apprezzo non solo per la competenza ma per la serietà, per me è un aspetto imprescindibile di una persona, però i fatti lo dimostrano, hai fatto molto bene a Palermo. Sì, ti ringrazio, anche l'ultima cessione del Palermo, 9 milioni di Lagumina, diciamo che lì bravo. Qualche piccolo merito ce l'ho anch'io, quindi... Onestamente abbiamo fatto un buon lavoro, onestamente, però ci sta nel calcio anche di rimanere fermi anche dopo una buona stagione, però riesco a stare senza calcio, lo vivo sempre, ho sempre vissuto questo mondo con grande serenità, non sono drogato di calcio, insomma vado avanti serenamente, mi godo le cose belle della vita ugualmente, insomma, anche senza, ci sono tante cose oltre al calcio. Per carità, questo sì, però insomma non riesci a completare una stagione. No, ma questa è vero che negli ultimi due anni, insomma, ho sfidato anche l'impossibile, perché insomma tra io, come lo chiamavo anche Zampitelli, come lo chiamavo lui, o Camparini, come insomma secondo me lo chiamavo così, il presidente del Teramo, quindi ho sfidato due belle cose, anzi direi che però a Palermo sono andato ben oltre, sì, oltre certo, ossa provvisione. E poi con un presidente vulcanico come Zamparini non è neanche facile. Sono durato 8 mesi, quindi insomma è un grosso record. Poi insomma, vabbè, poi sono andato via secondo in classifica dopo un 4-1 in casa, e quello è anche un altro bel record, però vabbè, va bene, insomma, bisogna sempre ricordarsi che anche in queste situazioni qua siamo sempre dei privilegiati. Assolutamente, sempre. Sono d'accordo con te. Poi da Roma, sì, prego, come no, prego. Fabio, all'amico Fabio, parlo soltanto di rapporto con l'allenatore. Nell'ambito di un'eventuale scelta, avresti preferito lavorare con Marino o con Grosso a Verona? Parlo solo di rapporti con l'allenatore, quindi il suo profilo, come giocano, come fanno giocare le squadre. Metti in difficoltà, perché sono due persone e due allenatori che stimo molto, tra l'altro persone con le quali ho un ottimo rapporto. Pasquale forse in questo momento qui ha bisogno di un rilancio maggiore, potrebbe avere delle motivazioni. Fabio viene comunque secondo me da una stagione positiva a Bari, perché è vero che ha un buon organico, però complessivamente era un organico a mio giudizio sopravvalutato, cioè lui secondo me veramente ha fatto molto molto bene a Bari, perché invece soprattutto nel reparto arretrato mancava qualcosa, sì, in mezzo al campo mancava qualcosa, era una squadra fatta di ottimi nomi, così lui ci ha messo anche tempo a cercare di trovare l'equilibrio giusto, poi l'aveva trovato, poi l'ha rismarrito e complessivamente ha sempre tenuto. Non era una rosa, diciamo, così omogenea, non era una rosa, non era una lì rosa, davanti sì, grandi però potenzialità, però sono due profili di allenatori secondo me che faranno bene, perché lo hanno sempre fatto. Fabio comunque ha dimostrato anche quest'anno di essere all'altezza per allenare i grandi. Marino ha avuto qualche stagione un po' così, però insomma sul suo valore umano e tecnico non ci sono dubbi. Senti, ma Bruno Tedino è stato ufficializzato da Zamparini che esonera gli allenatori, poi li richiama. Sì, li riesonera, ma questo fa parte proprio del personaggio. Questo è un classico, ha richiamato anche Foschi, insomma, per la terza, quarta, quinta volta, se non so quando. Ma questo è un classico di Zamparini. Ma in realtà Tedino ha pagato molto, adesso non voglio adesso incentrare la puntata su di me, ha pagato molto il mio allontanamento. Perché diciamo io filtravo molto delle cose che poi gli sono arrivate invece in modo diretto, non più immediato, è venuto via il parafulmine, e lui secondo me in quel momento lì è andato in difficoltà. Però l'allenatore è un buon allenatore, è un grande lavoratore sul campo, ha pagato sotto certi profili il salto fra Pordenone e Palermo, questo un pochettino lo ha pagato fisiologicamente, diciamo che io l'ho un pochettino aiutato ad attenuare questo sì, perché fungevi da cuscinetto, esatto, diciamo questo passo importante, perché passare da Pordenone a Palermo è un duplice salto di quindi carriera. Avrebbe avuto bisogno di un passaggio intermedio secondo te? Ma no, lui ha fatto molto bene, stava facendo molto bene, bastava mantenere quegli equilibri che si erano creati. Lui secondo me ha dimostrato di essere un allenatore all'altezza del Palermo. Io sto solo evidenziando le problematiche che poi ha avuto un pochettino quando sono venuto via, io un pochettino ha pagato la mancanza di filtri, si è trovato in questo rapporto diretto con questa proprietà così invadente ed invasiva, e ha
e lì ha pagato, ha fatto forse qualche errore, ha cercato di trovare così un compromesso fra tante situazioni, e lì secondo me ha commesso l'errore che poi ha pagato. E secondo te perché Zamparini lo ha richiamato? Perché sono due gli allenatori sotto contratto, Stellone e Tedino, no? In questo momento. Perché io che conosco tra altre cose molto bene anche Roberto Stellone, sicuramente è molto più facile per Zamparini avere dialogo con Tedino che non averlo con Roberto. Roberto è una persona intelligente, è arrivata molto decisa su Palermo, è arrivata molto decisa a fare quello che lui riteneva opportuno fare, lo ha fatto. I risultati fondamentalmente gli hanno dato ragione, perché veramente la mancata promozione è veramente sfuggita per pochissimo. Bruno invece ha scelto più la via del dialogo, e questo sicuramente per Zamparini è certamente un aspetto che gli ha fatto preferire Tedino rispetto a Stellone. Perfetto, abbiamo chiarito questo aspetto che riguarda il Palermo. Dunque il Palermo ha ufficializzato Bruno Tedino, che era già comunque sotto contratto, aveva un biennale ed era arrivato a Palermo grazie a Fabio Lupo. 21:10, noi ci fermiamo per ascoltare però una scheda, le ultime novità di mercato, partendo dal ritorno di Memusciai, di cui si era comunque già parlato nelle scorse settimane, circa 2 minuti, sentiamo. È ufficiale il ritorno senza alcun dubbio gradito di Ledian Memusciai. A distanza di 4 anni il centrocampista albanese ritrova Pillon, stagione 2013-2014 Serie B a Carpi. Il tecnico di Preganzial subentrò a Vecchi, neo allenatore della Venezia. Dunque le strade di Pillon e Memusciai tornano ad incrociarsi. Tra i due c'è grande stima. Lo scorso anno il calciatore di Valona, 32 anni, il prossimo 7 dicembre ha giocato in Serie A del Benevento, collezionando 17 presenze. Non ha perso tempo il centrocampista albanese nel pomeriggio di oggi, il primo allenamento. Nei prossimi giorni arriveranno le ufficialità di Scogliamiglio, classe 87 dalla Cesena, e Massimiliano Gatto, classe 1995 dalla Provercelli, ex Chievo. Il fratello Leonardo qualche stagione fa ha giocato in B nel Lanciano. Secca smentita intanto su Crivello, che sta per svincolarsi dal Frosinone. Danilo Soddimo: non sono giocatori che rientrano nei piani tecnici del club biancazzurro. Come già riportato, l'intesa tra Pescara e Roma per il prestito di Mirko Antonucci è totale. Al momento però il giovane promettente esterno d'attacco non ha accettato il trasferimento, così come ci ha riferito e confermato al telefono anche oggi il suo agente Paolo Paloni. In uscita i giovani Diallo, Carcalis e Malocu saranno girati in prestito al Fano. Paolucci invece potrebbe restare a Monopoli. Ed oggi, nelle immagini, prima doppia seduta della nuova stagione al Vestina Zampacorta di Montesilvano, tutti presenti fatta eccezione per Canutè, rimasto a Torino con un regolare permesso per visite specialistiche. Il giocatore si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni. Due i volti nuovi: il difensore centrale Alessandro Celli, classe 97, ex Andrea, cresciuto nelle giovanili del Genoa, e Daniele Celiento, terzino destro all'occorrenza anche centrale nella difesa 3, classe 94, ex Viterbese Siena, cresciuto nel Napoli. Tra i convocati anche Ugo Campagnaro, che dunque ha rinnovato per un'altra stagione. 38 anni ma ancora tanti stimoli, esperienza, forza e carisma per il gruppo. Gestito in un certo modo può ancora dare tanto al calcio e dunque al Pescara. Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, ma a cuore, voglia e forte spirito di appartenenza potrebbero fare la differenza. Dunque per Pillon una risorsa assolutamente preziosa. Partiamo da Campagnaro, una valutazione a parte di tutti e tre. Partiamo naturalmente da Fabio. Beh, Campagnaro non ha bisogno di presentazioni, è il giocatore che conosciamo, vice campione del mondo del 2014, certo, insomma gli anni passano, acciacchi fisici, però se sta bene può dire ancora la sua. Beh, lo ha dimostrato quando è stato bene, ha sempre dimostrato di essere il giocatore che è sempre stato. Il suo problema è chiaramente quello fisico, però a volte questi sono giocatori che anche da fuori riescono a dare tanto. E allora il loro carisma, la loro esperienza, l'attaccamento che questo giocatore comunque ha nei confronti di questa piazza, di questa maglia, sono dei valori importantissimi. A volte, ripeto, magari questi giocatori riescono a dare tanto stando dentro, tanto stando fuori. Quindi penso che sia stato giusto anche per la società dargli continuità a questo rapporto.
Paolo? Sì, sono perfettamente d'accordo, cioè sul campo dipende tutto dalla continuità che gli può dare la condizione fisica, ovviamente. Mentre nello spogliatoio sarà sicuramente un punto fermo che tornerà utilissimo a questa formazione, anche perché, ripeto, come è stato già sottolineato, ha dimostrato tutto sommato un buon attaccamento alla piazza, insomma. Quindi voglio dire, mi sembra che possa essere uno dei punti fermi di questa formazione. E poi carisma, insomma, esperienza, forza fisica, no? Se sta bene è ancora, secondo me, può essere ancora un valore aggiunto in un campionato come quello di Serie B, che non è eccezionale. E può essere anche di buon esempio per i giovani che ci stanno. Un giocatore giovane, quando è in allenamento, se arriva a campagnare a dargli un richiamo, fa ascoltare, è un qualcosa di importante, non perché gli altri valgano meno, però l'input, una parola prima di una partita importante detta da Campagnaro ha un peso una diverso. Una personalità ha un importante. Peso diverso rispetto una sorta di allenatore in campo. Vincenzo C. Beh, ha talmente ragione Fabio, infatti io mi ricordo gli allenamenti dello scorso anno, lui durante anche l'allenamento comandava la difesa, e visto che annoveriamo nel reparto difensivo quest'anno diversi giovani, vedi certo. Gravion, vedi Perrotta, io penso che uno come Campagnaro ci affidiamo la buona sorte, sperando che il suo polpaccio almeno gli possa garantire di fare 10-15 partite, insomma sicuramente è una certezza averlo. Non c'è dubbio, abbiamo detto di Memuscei da ufficializzare, Scognamiglio, altro giocatore di grande esperienza, tra l'altro un grande campionato nella stagione 2015-2016 proprio a Trapani, ha anche realizzato 8-9 gol in quella stagione, finalissima col Pescara, lo voleva già portare a Pescara a gennaio 2016, l'avrebbe voluto portare Giorgio Repetto, poi gli fu preferito Andrea Coda. Che giocatore è ancora da ufficializzare, però insomma anche Scognamiglio è una garanzia. No, assolutamente, un giocatore molto solido, un giocatore che conosce questa categoria benissimo, un giocatore di personalità, intelligente da un punto di vista tecnico-tattico, ritengo che anche questo sia un acquisto molto mirato e anche molto indovinato da parte della società. Paolo e Vincenzo, sull'argomento. Anche qui insomma sono assolutamente in linea, io lo ricordo negli incontri appunto giocati con il Trapani, e effettivamente era un punto fermo di rilievo della difesa di Cosmi, della squadra di Cosmi, e credo che anche l'anno scorso abbia disputato un ottimo campionato, per cui sicuramente sarà una certezza in un reparto peraltro abbastanza affollato, perché mi sembra che la difesa del Pescara sia gli elementi di cui il Pescara dispone per il reparto difensivo sia abbastanza affollato, ma io credo che lui sarà sicuramente, con molta probabilità sarà il titolare, bisognerà cercare l'altro centrale che lo andrebbe ad affiancare. Vincenzo? Sono d'accordo anch'io con gli amici, e aggiungo che auspico, mi auguro veramente da osservatore, che quest'anno Vitturini possa essere lasciato a Pescara, possa giocare e dimostrare il suo valore, perché secondo me è in gamba. È bravo. Assolutamente, tra l'altro c'è da dire, questa è una curiosità, con Scognamiglio ancora da ufficializzare, sarebbero 4 i centrali mancini in organico, perché c'è un altro giocatore che sarà ufficializzato tra breve, ovvero Carillo, classe 96, che il Pescara circa 20 giorni fa ha ceduto al Genoa, il Genoa lo restituirà in prestito al Pescara, dunque Scognamiglio, Carillo, Perrotta ed Elisalde. 4 centrali mancini, questa è una curiosità, può non voler dire nulla, però insomma. Sul mercato si va a cercare quello con lanternino, centrali col piede sinistro, Pescara ne ha 4, insomma. Assolutamente. Oh, per quanto riguarda Melchiorri e Tutino, perché erano i due obiettivi di cui si era parlato, obiettivi principali, no? Ne aveva parlato lo stesso Leone qualche settimana fa, non ci sono novità di rilievo. Melchiorri, situazione, una trattativa molto difficile, l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato diffusamente, perché Melchiorri, lo ricordiamo, di proprietà del Cagliari, ha ancora un anno di contratto, 2019 la scadenza, 30 giugno, percepisce circa 750.000 euro sino al 30 giugno 2019, il Cagliari chiede 1 milione per la cessione a titolo definitivo, quindi ci sono problemi legati al costo del cartellino, perché il ragazzo non è più giovanissimo, ha 31 anni, anche se è una garanzia sotto tutti i profili, e poi problemi legati all'ingaggio.
quindi è tutta da verificare questa situazione, che è comunque molto ma molto difficile. Per quanto riguarda Tutino, Tutino avrebbe, usiamo sempre il condizionale, avrebbe dato priorità al Pescara. Ottima stagione nel Cosenza, 11 gol playoff compresi. Tra l'altro questo è un giocatore, Fabio, che tu sicuramente conosci, di cui si era già parlato negli anni scorsi, è venuto fuori quest'anno, sì, a Cosenza ha fatto un grande campionato e grande merito va ascritto sicuramente a Piero Braglia. Sì, sì, ma sono quei giocatori che bisogna aspettare che trovino il loro punto di maturazione, no? Ricorda per tante cose, anche per questo processo di maturazione, ricorda molto Caprari, no? Sì. Anche Caprari ha fatto fatica, no? Per le sue qualità, era un giocatore che da giovane, da prima della Roma, erano tutti innamorati, ha fatto fatica anche qui a Pescara, a un certo punto sembrava in difficoltà, poi ha trovato il suo punto di equilibrio, la sua maturazione ed è esploso. Lo stesso discorso vale un po' che anche per caratteristiche tecniche, fisiche, lo ricorda un po', e anche sotto l'aspetto appunto di questa maturazione lo può ricordare, evidentemente è un giocatore, secondo me, che nel 4-3-3 può essere utilizzato sugli esterni, meno da punta centrale. Lui ha fatto molto bene quest'anno giocando vicino a Okoreke, che era l'altro giocatore dello Spezia, sì, che giocava quindi questa grande velocità permetteva allo Spezia di difendersi basso per ripartire molto velocemente, al Cosenza. E ha regalato la gemma all'Adriatico, no? La finale col Siena. È un giocatore che ha forza e tecnica, e quindi sicuramente un giocatore che sarebbe un grande acquisto anche lui. Il suo procuratore è Pisacane, in ottimi rapporti con il sodalizio biancazzurro, con il presidente Sebastiani, quindi avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Pescara, di proprietà del Napoli, lo ricordiamo. Però attenzione, il Napoli vuole pretende il minutaggio, una garanzia di minutaggio da parte di questo, lo chiede al Pescara per questo giocatore. È chiaro che in questo caso, no, voglio dire, il problema esiste, cioè non si può garantire il posto da titolare, un certo minutaggio a un giocatore, a priori, pronti via. Sì, ma c'è anche secondo me il fatto che il Napoli ha questo canale preferenziale con il Carpi, ecco, no? Quindi certo, chiaramente cerca anche di indirizzarlo lì, quindi il discorso del minutaggio diventa così quasi una scusa per magari per non indirizzare il giocatore. È vero, a volte va anche frainteso questo discorso del minutaggio. È chiaro che io, grande club, se do un giocatore così importante voglio delle garanzie di massima che poi venga utilizzato, perché altrimenti rischio di buttare via un capitale. Lo posso fare sia attraverso un contratto di valorizzazione, ma sia anche andando a scegliere il percorso tecnico più opportuno. E quindi credo che l'entourage del giocatore e lo stesso Napoli facciano questo tipo di valutazione, che mi sembra, soprattutto dal punto di vista del Napoli, una valutazione corretta. Assolutamente. Paolo e Vincenzo, su questo argomento, su Tutino. Ma su Tutino io penso che difficilmente la Pescara accetterebbe un tipo di condizionamento sul minutaggio garantito, non credo che questo sia possibile. L'idea che mi sono fatto è, con tutto questo tentennamento che ormai va avanti da tempo, probabilmente diventa sempre più difficile che possa venire, probabilmente la sua destinazione rimarrà il Cosenza in Serie B. Cosenza o Carpi? Credo che abbia. Cosenza o Carpi? Come dice giustamente Fabio, il DS del Napoli, insomma, è stato l'artefice del miracolo Carpi. Io penso di sì. Col Cosenza, cioè la squadra che ha contribuito a portare in Serie B, penso che abbia anche delle prospettive diverse, delle valutazioni interne diverse nel gruppo, per cui io penso che alla fine probabilmente potrebbe anche preferire di rimanere lì e giocare nella categoria superiore rispetto all'anno scorso. Tra l'altro il Cosenza sta confermando tutti i protagonisti, quasi tutti i protagonisti della cavalcata trionfale. Ricordiamo che è arrivato quinto il Cosenza al termine della stagione regolare, il Braglia è subentrato, la situazione del Cosenza a ottobre era quasi drammatica, quasi in fondo alla classifica. Davvero un grandissimo campionato, una grandissima rimonta e dei playoff da ricordare, memorabili, con la finalissima poi vinta ai danni del Siena all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, lo scorso 16 giugno è stato confermato, ha rinnovato Baclé, ha rinnovato Tommaso Dorazzo, terzino sinistro ex Teramo, cresciuto proprio nel Pescara. Vincenzo, su Tutino e poi andiamo in pubblicità. Ma il Carpi sta cercando, con i soldi realizzati dalla vendita, dalla cessione di Mbakoku, e ha preso parecchi soldini. Ad esempio, è vero che non ha riscattato Melchiorri, però sta cercando di trovare un accordo con il Cagliari, proprio per il primo obiettivo è Melchiorri. Ma come giustamente diceva Fabio, probabilmente Tutino andrà a Carpi.
anche se poi la valutazione che va fatta insieme al procuratore è quale di queste tre piazze garantisce, può dare uno spazio maggiore, una visibilità maggiore, in base anche alle aspirazioni dei club. Bisogna vedere quali sono le aspirazioni, le ambizioni del Carpi, del Cosenza e del Pescara. Insomma, io penso che nell'ambito di una cessione, di un trasferimento, vadano presi in considerazione anche questi elementi. Insomma. Ci sono tante variabili. Altrimenti, insomma, ad oggi, Fabio ha ragione. Assolutamente. Poi, insomma, il mercato è lungo, sì, no? Certo. Fino al 17 di agosto, ricordiamo, venerdì ore 20, ore 20 del 17 certo agosto, ultimo giorno di mercato. È un orario abbastanza venerdì 17. A noi va benissimo come orario, sì, ore 20, sì, perché alle 23 non ce la facevamo. Se avessero chiuso alle 17, onestamente sarebbe stato di questo periodo. Se fosse alle ore 17, 7, però, 7, 17, insomma, una settimana dopo, ricordiamo il mercato di Serie C. Ci fa ricordare altri eventi di cui parleremo dopo la pubblicità. Parleremo del Teramo, gli ultimi movimenti, ma anche di Serie D con un collegamento con il presidente dell'Avezzano, Gianni Paris. Parleremo anche della la situazione dell'Aquila, che potrebbe così riservare delle sorprese positive nelle prossime ore. Staremo a vedere. Intanto pubblicità, linea a Dino D'Angelo. Bene, torniamo in diretta da studio, sono le 21.27, speciale calciomercato con Fabio Lupo, Paolo Toro e Vincenzo Cilli. Chiudiamo il discorso Pescara, perché è chiaro che la rosa, Fabio, è provvisoria in questo momento, non potrebbe essere diversamente. Diciamo che c'è un reparto offensivo completamente sguarnito in questo, quasi completamente sguarnito, perché ci sono solo due punte centrali, Bonino e Cocco, in organico, quindi bisognerà fare qualcosa soprattutto in questa parte del campo. Eh sì, qualcosa va ancora fatto, anche se magari Bonino, dopo una stagione così vissuta anche di esperienza, può secondo me fare ancora meglio, quindi un giocatore secondo me interessante, che può fare qualcosa di importante in questa stagione qui. Però è evidente che se si vogliono delle garanzie in questo momento qui, magari si può pensare di andare a prendere qualcosa di diverso. E magari chissà che non rinasca Cocco, ce lo auguriamo tutti, perché insomma è stato anche un po' sfortunato, dobbiamo dire, questo ragazzo. Sì, 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 no. Certamente dopo la stagione di Vicenza non si è più ripetuto, sì, magari anche con qualche problema fisico, però insomma, è sicuramente anche lui un giocatore che ha dimostrato di essere ampiamente da categoria, quindi un giocatore, però queste sono valutazioni che fa meglio chi chiaramente sta lì e lo vede quotidianamente. Assolutamente, in attacco urgono tre esterni e un centravanti. È chiaro che se arriva Gatto, sarebbero due gli esterni che mancherebbero in quel caso, e un centravanti, bisogna fare delle operazioni diciamo massicce proprio per quanto riguarda questo reparto. Paolo e Vincenzo. Sicuramente sì, è il settore più scoperto, diciamo, mentre negli altri settori tutto sommato il Pescara, anche se si dovesse fermare qua il mercato, diciamo, disporrebbe di una rosa decorosa, certo, che poi Pillon avrebbe il vantaggio di poter allenare dall'inizio del torneo, quindi questo potrebbe essere un altro vantaggio. Però in effetti in attacco mi sembra che sia il reparto dove sicuramente andare a fare degli investimenti. Non vorrei che questo ritardo, diciamo, o perlomeno queste mancate acquisizioni, almeno fino a questo momento, non vorrei che fossero in attesa di aspettare il destino magari di Brugman e di Zampano, cioè delle operazioni in uscita prima di poter operare operazioni in entrata, perché da quello che mi sembra è una situazione abbastanza ovattata. Sì. Sono operazioni, credo, secondo te, Pescara strettamente collegate, c'è un nesso. Secondo me sì, perché non penso che Pescara sia intenzionato a fare nuovi investimenti senza prima liberarsi di alcune. Mi sembra, ripeto, una situazione abbastanza ovattata. Non mi meraviglierebbe se l'80 e il 90% della squadra rimanesse, sì, però questa. No, assolutamente. Che ha fatto delle ottime vacanze. Vabbè, il presidente è stato chiaro, 5 milioni per la cessione. 5 milioni bisogna. È un po' difficile trovare un acquirente. Ma adesso io non sono un tecnico di mercato, per carità. No, assolutamente però, no. Insomma, 5 milioni avevo sentito ha già pure 26 anni il ragazzo, perché è un 92. Quindi. Avevo sentito pure che il Parma, mi sembra che fosse intenzionato, fosse interessato. Ha preso Stulaz, non credo proprio. Ma credo io che, insomma, avevo sentito su Sky che pure il Parma potesse essere ancora. Ieri addirittura. Sì, sì.
stava proprio nella, per cui voglio dire, secondo me il mercato ce l'ha. È chiaro che se il prezzo che viene sbandierato è quello, magari qualcuno nemmeno, nemmeno ci prova, però se si arriva a una trattativa io credo che si possa venire a un giusto compromesso fra il prezzo, diciamo il ricavo e le giuste aspirazioni, destinato a partire, e le giuste aspirazioni, cioè un po' quello che ti ha detto oggi, io credo che sei andato a salutarlo, ha detto tanto andrò via, insomma ti ha detto una cosa del genere. No, assolutamente no. Io penso che Lucio a Pescara si trovi benissimo. Assolutamente, questo. E si trovi bene, è orgoglioso di fare il capitano della squadra, ovviamente, per cui non è in piena fase di maturazione, però secondo me quello che dico io meriterebbe anche un'esperienza un po' diversa, magari provare a trovare spazio in una squadra un po' più strutturata, dove ci sono giocatori magari a fianco a lui anche un pochettino più tecnici, che gli consentono magari, quindi io se fossi con lui magari questa ambizione ce l'avrei, ma rimane il fatto che a Pescara comunque il giocatore si trovi bene, però io credo che si debba sbloccare questa situazione, temo che questa sia una delle situazioni che si debbano Zampano Brugman, che sono quelli che hanno più, che teoricamente dovrebbero insomma, anche su Zampano mi pare che non ci sia un'offerta, non ci siano offerte concrete da parte di altri club, mi pare, almeno per quello che ci costa, poi magari sono altre cose, però mi pare che ad oggi non sia pervenuta alcuna offerta concreta al club per Zampano e tantomeno per Brugman. Vincenzo Cilli, poi volevo chiedere una cosa a Fabio. Paolo, secondo me ha toccato un punto, è al centro, quindi ha toccato un punto centrale, un punto fondamentale, cioè la campagna acquisti parte intanto dalla, secondo me, prima del 17 probabilmente, gli uomini di mercato in questo momento del Pescara sono Zampano e Brugman. Si parlava prima di una maxi operazione col Genova, pare che sia tramontata. Adesso si parla di un'altra maxi operazione con il Frosinone, Zampano al Frosinone, Emanuele Ciofani, Soddimo e un altro difensore. Matteo Ciofani, ma anche qui nulla di tutto, cioè voglio dire, abbiamo anche provato a sentire i diretti interessati, non c'è nulla. Così come Brugman, tu ricordavi perfettamente l'interesse del Parma, ma il Parma ha preso Stulak, così come c'era stato l'interesse della Sampdoria, così come c'era stato precedentemente anche l'offerta da parte di società straniere tipo il Ganest spagnolo, ma pare che si sia tirato indietro. Certo. Ma insomma, se noi non siamo in grado di comprare Melchiori, adesso non perché Melchiori debba diventare il salvatore della patria, la panacea che risolve i problemi del Pescara, che costa 1 milione e costa 700-500 mila euro di ingaggio, noi i soldi, visto che c'è ancora qualche spiraglio di trattativa da quel po', parlo della cessione della società, da quel poco, come giustamente ricordava Paolo prima, questa è la situazione, ma io credo che per sbloccarsi, per andare a prendere un centravanti, e noi abbiamo bisogno di un centravanti, così come abbiamo bisogno di esterni, si parla di un ritorno di fiamma verso Capone. Prossimo anno, secondo me, io parto da questo presupposto certo, sarà un campionato di Serie B, credo probabilmente più difficile, di livello più alto rispetto si allo scorso. Si dice sempre così, estate sì, dice è vero, sempre è vero, la stessa cosa. È vero, però vedo, insomma, vedo... Salvo poi rivedere il giudizio in corso d'opera, perché succede sempre così. Questa non so perché. È una verità, cioè, però io vedo che il Padova sta già comprando parecchi calciatori, vedo che Livorno, idem, queste sono piazze abituate alla Serie B, quindi noi facciamo un discorso ovviamente teorico, nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Ma è chiaro che se noi esaminiamo le piazze che parteciperanno al prossimo campionato di B, Fabio, sì, effettivamente no, c'è da aver paura, tra virgolette, perché sono piazze importanti che hanno fame di calcio, che tornano nel calcio che conta dopo tanti anni, tipo Lecce, dopo 7 anni, Lecce, Padova, della tradizione, del blasone, poi si sentono queste cose qui, comunque, comunque il giocatore va volentieri a giocare in queste piazze qui, perché quindi crea, è un po' quello che è accaduto anche l'anno scorso, quando poi dalla Serie B erano venute su, dalla Serie C erano venute su Parma, Cremonese, Foggia, insomma, quindi tutti i club, Venezia, tutti i club abbastanza importanti, hanno creato equilibrio, l'arrivo di queste altre quattro neopromosse comunque di prestigio, perché comunque anche il Cosenza porta
certa tradizione Porto Blasone. Certo. Io credo che determinerà, adesso non dico un campionato più bello, ma comunque sicuramente molto equilibrato come lo è stato quello di quest'anno. Intanto secca smentita su Crivello e Soddimo, abbiamo detto anche nel servizio, Soddimo si tratterebbe un ritorno, in realtà Soddimo e Crivello non rientrerebbero, usiamo sempre il condizionale perché certo, le cose potrebbero cambiare dall'oggi al domani, però non rientrerebbero nei piani tecnici della società biancazzurra. Stiamo parlando appunto di Crivello, terzino sinistro, tra l'altro si sta svincolando dal Frosinone in virtù di una clausola, oggi ho parlato proprio con la DS Marco Giannitti, ex Celano, mi diceva proprio questo, che si sta liberando il giocatore, però lui non ha ricevuto nessuna telefonata dal Pescara, quindi questo è un altro indizio che ci fa capire che probabilmente la trattativa non è mai cominciata, sia per Crivello che per Soddimo. E poi a centrocampo, attenzione, parlavi di Capone come esterno d'attacco, Capone probabilmente rientrerà, tornerà a Pescara perché si è trovato bene, l'Atalanta gli vuole dare un'altra possibilità, tra l'altro Capone insomma ha fatto 6 gol al primo campionato di Serie B, 5 con Zeman, 1 nelle successive due gestioni, ha fatto un buon campionato soprattutto all'inizio, poi una flessione fisiologica per un ragazzo che insomma è stato catapultato dalla primavera al calcio dei grandi in pochi mesi, quindi Capone sicuramente potrebbe tornare a Pescara, potrebbe, non diciamo sicuramente perché poi le cose possono cambiare dall'oggi al domani, soprattutto quando si parla di mercato, adesso è impegnato negli europei under 19 in Finlandia con la nazionale, così come Melegoni, Filippo Melegoni, che è l'altro obiettivo del Pescara, oltre a Capone anche Melegoni, mezzala, classe 99, sempre dell'Atalanta, che tu conosci bene. Sì, sì, un giocatore elegante, di grande, di buonissima tecnica, un giocatore utilizzabile anche in tre quarti qualora uno volesse cambiare sistema di gioco, è certamente fra i prospetti migliori che ha prodotto la primavera di quest'anno, un giocatore importante, e credo che, come hai detto giustamente tu, il ritorno di Capone sarebbe veramente un altro acquisto molto, molto importante per il Pescara, perché io spesso l'ho citato fra i giovani più interessanti della stagione scorsa, pur con le sue discontinuità, certo, però è un giocatore che secondo me esprime grande qualità, cioè ha grande forza anche lui, se trova la continuità, ma che è normale che non avesse, può essere veramente un acquisto di rilievo. Invece ti volevo chiedere, oltre a Capone ti avevo detto, cioè ti sei espresso, no, Antonucci, che è un altro ragazzo che tu conosci bene. Antonucci è un giocatore di grandissima qualità, anche lui è un giocatore che può giocare esterno, qualche volta, anche se la Roma primavera prevalentemente gioca col 4-3-3, però lui qualche volta anche in tre quarti è un giocatore che può giocare lì perché ha qualità per giocare, è un giocatore da un punto di vista fisico forse ancora un po' leggero, ma così è vero anche che l'agilità poi è la sua certo, qualità, l'agilità e la tecnica sono la sua qualità, il giocatore anche l'assist facile, è un giocatore molto, molto interessante, non per niente sono in Serie A, sono in Champions, è un giocatore che Di Francesco e la Roma tengono in grande considerazione, giocatore sicuramente di grande prospettiva. E comunque con Capone, Massimiliano Gatto e magari anche Tutino, il Pescara andrebbe a completare la batteria degli esterni d'attacco che mancano ancora, perché lì bisogna lavorare ancora. Ecco, ti volevo chiedere invece proprio di Massimiliano Gatto, che è un ragazzo secondo me che ha delle potenzialità, sì, forse discontinuo, non è ancora sbocciato, non sono sbocciate le sue qualità, insomma, voglio dire, non voglio, sì, parlare di talento perché magari è eccessivo, però no, ma il suo rendimento è stato obiettivamente al di sotto delle sue qualità, insomma, anche se andiamo a vedere i numeri, è un giocatore che per qualità, per caratteristiche avrebbe dovuto fare più partite nelle ultime stagioni, invece ha sempre un impiego altalenante, il che fa pensare evidentemente che ci sia un limite così, non so se fisico o psicologico, questo lo può dire solo chi lo ha tutti i giorni vicino, però qualche cosa c'è stata nella carriera di questo giocatore, però spesso queste sono poi le scommesse più belle da vincere, far trovare certo, continuità a quei giocatori che non l'hanno avuta, e quando la trovano poi ti ritrovi un giocatore di livello. La persona giusta in questo senso potrebbe essere proprio Beppe Pillon, che ha dimostrato grande saggezza ed esperienza lo scorso anno in una fase del campionato del Pescara assolutamente non facile, per non dire difficile. Allora facciamo così, parliamo anche del Teramo, perché il Teramo è molto attivo sul mercato, parecchi giovani saranno ingaggiati, sono già stati ingaggiati, beh insomma il terzino destro Ferretti non è proprio giovanissimo, però è un 94, insomma 23 anni, una
già una buonissima esperienza in Serie C. Lo scorso anno ha giocato con la Ternana in B, 11 presenze, di cui credo 7 da titolare. In arrivo altre ufficialità nella giornata di domani. Si tratta dell'attaccante Di Renzo, questo è un classe 90 che lo scorso anno ha giocato nella Pro Sesto, 20 gol in Serie D, espressamente richiesto dal neotecnico Zichella, o meglio da Zichella, che è stato confermato alla guida della Teramo. E poi il centrocampista Zenuni che è stato svincolato dal Torino, un classe 1997 che lo scorso anno credo abbia giocato nel Piacenza, se non vado errato. Comunque si tratta di una mezzala. Venerdì sarà ufficializzato un esterno d'attacco, Zecca, classe 97, che proviene dal Sassuolo. Tu lo conosci? Sì, è un giocatore, è un esterno, un paio di anni fa sembrava anche lui destinato ad avere una carriera diversa, evidentemente ha avuto un rallentamento nel suo percorso di formazione, però è un giocatore che ha qualità e che in un 4-3-3 come esterno è un giocatore che può dire la sua, insomma. Quindi se è stato poi preso svincolato è uno. No, aspetta, no, Zecca no, è proprietà Sassuolo. Ah, è proprietà ancora Sassuolo. Zenuni, svincolato dal Torino, ha fatto un po' di confusione perché lo scorso anno ha giocato nella Viterbese, mentre Zecca nel Piacenza era in prestito. Esatto. Secondo me Zecca è un giocatore che può rappresentare un buon investimento, anche comunque come in relazionale col Sassuolo, che comunque in questi ultimi anni ha lavorato sempre molto bene a livello del settore giovanile. Dovrebbe restare Bacio Terracino, siamo sempre il condizionale d'obbligo, e d'obbligo quanto mai di rigore in questi casi. 10 gol lo scorso anno, un elemento molto interessante che può fare, può confermarsi ai livelli delle ultime due stagioni, perché anche con Lumezzane aveva fatto 10 gol, molto bene, 10 gol nel Teramo, un campionato non facile lo scorso anno, è un 92, dovrebbe restare, staremo a vedere perché ha molto mercato. È stato però ingaggiato lì davanti Piccioni, Gianmarco Piccioni, che ha avuto un rendimento, una crescita, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche delle esperienze all'estero. Non so se lo conosci, è una punta di struttura, può giocare sia da centravanti che da esterno. Lo scorso anno ha fatto molto bene a Sant'Arcangelo, 11 gol e altrettanti assist. Sì, è un giocatore di quelli che magari anche loro maturano tardi, hanno fatto delle esperienze, però sono giocatori che possono vedere nella piazza di Teramo comunque un approdo importante per potersi confermare, consacrare e dare continuità alla loro carriera. Ecco, devo dire che quest'anno, non so, Federico, che è stato confermato, sta stringendo dei rapporti con club di categoria superiore, Sassuolo, Parma, la stessa Atalanta. Secondo te questo è il futuro giusto per una società come il Teramo? Come Teramo? Sì, mi sembra la politica giusta, guardare a qualche giocatore di categoria, però nello stesso tempo non trascurare quelle che sono le risultanze dei campioni di primavera soprattutto, certo. E quindi questo poi ti permette anche di intessere rapporti con i club più importanti. Questo è giusto, io credo più in questo tipo di relazioni che le famose seconde squadre, anche dal punto di vista dei grandi club. Credo più in questo tipo di sinergie che non la seconda squadra, che secondo me è un qualcosa di avulso, di freddo rispetto al campionato di Serie C. Tant'è che insomma questo progetto si farà il prossimo anno. Ma questa è una classica cosa del calcio italiano, no? Ogni tanto viene tirata fuori una bandiera, la si sventola senza sapere cosa c'è dietro quella bandiera, tutti si riempiono la bocca, nessuno sa di cosa stanno parlando, però tutti quanti, pur di poter dire qualcosa, parlano, si riempiono la bocca queste seconde squadre, non sanno cosa comporterebbe, cosa c'è dietro, qual è la loro tradizione negli altri club, cioè negli altri campionati, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, che cosa hanno portato, cosa hanno tolto. Però la gente sventola le bandiere, parla. Ma cioè tu non vedi, almeno in questo momento, di buon occhio questa cosa, nel senso che è una cosa che secondo te si potrebbe fare se ci si prepara bene, oppure secondo te è da bocciare il progetto delle seconde squadre? Io non ci credo per tante ragioni, soprattutto per la tradizione del calcio italiano. La Serie C italiana è un campionato diverso dalle terze divisioni, così ci sono, che pure sono di livello, ma sono diverse anche per cultura. Qui noi siamo il paese dei comuni, l'Italia è il paese dei comuni, no? Quindi c'è ancora il campanile, si sente ancora questo sapore di questo tipo di campionato qui. Ed è un valore che va difeso, ed è un valore oltretutto che va a supporto
anche del giocatore che si stacca momentaneamente dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, certo, dall'Atalanta, dal San Paolo, va a vivere la realtà provinciale, ne fa una sua esperienza e la va a riproporre. Quindi quando, va tutelato, va tutelato. Assolutamente sì, io sono d'accordo con Fabio, non so se avete la stessa opinione, Vincenzo e Paolo. Vincenzo? Sì, sì, io credo che però come vuole essere vista quest'anno, anzi dal prossimo campionato, lì c'è bisogno veramente di una riforma radicale. Assolutamente sì, perché ci sono già oggi tantissime squadre che hanno grosse difficoltà per iscriversi al campionato, vedi Trapani, vedi Mestre, vedi Reggiana, vedi tante altre. Quindi se il progetto seconde squadre serve soltanto a, fra virgolette, a rappresentare un cosiddetto riempitivo, non sta né in cielo né in terra, e qui ha perfettamente ragione Fabio. Se invece dietro ci potrebbe essere un progetto di lunga durata, allora con le difficoltà che ha appena adesso manifestato Fabio, allora potrebbe avere una valenza diversa, ma certamente il prossimo campionato di Serie C veramente non vorrei essere nei panni del presidente Gravina, perché ci saranno veramente tante, cioè la stessa Ternana, sì, che è la candidata numero uno per essere ripescata al campionato di Serie B, ancora oggi noi non sappiamo cioè il Foggia ha 15 punti di penalizzazione, il Bari non sappiamo che fine farà. Attenzione, non è finita per il Foggia, non è detto che partecipi al campionato di Serie B, quindi attenzione. Veramente viviamo un momento in un contesto storico veramente difficile, occorrono però scelte radicali, perché non è possibile, secondo me, far iscrivere nei diversi campionati società che mettono la famosa pezza e poi dopo non riescono a pagare gli stipendi, a onorare i debiti, e quindi quello allora che bisogna capire per cosa queste seconde squadre vengono fatte. Certo, perché queste seconde squadre d'accordo. Sono state sventolate come la soluzione del problema al calcio italiano per il fallimento della nazionale, come se i giovani, grazie a queste seconde squadre, possono maturare meglio. Ma io dico, signori miei, se io Juventus, un mio giocatore del 97-98, io Juventus parlo, un giocatore 97-98, lo devo far giocare nella mia seconda squadra che gioca in Lega Pro per valutare se è un giocatore da Juve o meno, sto sbagliando qualcosa. Perché un 97-98 o è da Juve o non è da Juve, non è che lo mando a giocare in Serie C per far. Quindi è un falso problema, questo serve, le seconde squadre servono tutto più ai club, non alla crescita del calcio italiano. La crescita del calcio italiano deve avvenire in una forma diversa, deve avvenire in forme diverse. Si migliora il calcio, come è successo negli altri paesi, la Germania in primis, al di là del fallimento, centri federali. Migliorando la qualità degli istruttori e la qualità delle strutture. Questo è il vero problema. Il resto sono tutte cose che non hanno del resto, proprio Marco Giampaolo sull'argomento, ho letto una sua intervista di qualche settimana fa o di qualche mese fa, ha detto testualmente: un tempo, ai miei tempi, per meglio dire, lui è un 67, ha 51 anni, ai miei tempi per giocare in C un ragazzo doveva bruciare l'erba. Cioè, come per dire che non era così semplice come oggi, Massimo, perché oggi per esempio fanno giocare tutti. Massimo, l'ultimo mondiale che abbiamo vinto. L'abbiamo vinto con Barzagli che giocava nella Rondinella, con Grosso che giocava nel Chieti, nel Teramo, e con Toni che giocava nella Cisco Roma. E ne possiamo fare 8, 10, 12 giocatori venivano da società di Serie C. Perfetto. E non c'erano né regole di under, non c'erano regole di seconde squadre, non c'erano regole di niente. Semplicemente giocavano i più bravi. Più bravi. A prescindere dall'età. E quelli lì allenandosi tutti i giorni con giocatori più grandi di loro, più esperti, hanno messo dentro partite ed esperienze e sono diventati giocatori. E così ha fatto la Germania. Io penso che molto dipenda dalla qualità degli istruttori. Certo, io quest'anno ho fatto una trasmissione che devo dire mi ha appassionato molto. Promesse vincenti. Ci sono tante realtà in Abruzzo, non lo sospettavo, devo essere sincero, e faccio pubblicamente ammenda per l'ennesima volta. Ci sono tanti settori giovanili all'avanguardia di cui però non si parla. Adesso non voglio fare nomi per non fare classifiche, ma davvero sono rimasto meravigliato positivamente dalla competenza degli istruttori, che secondo me non c'è a livello professionistico. E stiamo parlando di settori giovanili, dilettantistici, che io sono andato a visitare con le telecamere di Rete 8 Sport. Devo dire, Fabio, sono rimasto senza parole perché la competenza che ho trovato a livello dilettantistico non c'è, purtroppo, ahimè, a livello professionistico. Paolo.
No, secondo me è giustissima questa cosa che ha detto Fabio, cioè bisogna, per risollevare le sorti del calcio italiano, gli investimenti di base sono quelli che vanno fatti sulle strutture e sugli istruttori e quindi sui vivai, come si deve. Per quanto poi riguarda la questione delle doppie squadre, eccetera, io penso che molto si va, le scelte siano molto motivate dalle situazioni economiche che si vengono a creare nelle squadre che militano in Serie C, sì. Perché Serie A e Serie B mi sembra di capire, comunque bene o male, hanno dei ritorni dal punto di vista televisivo, anche magari pubblicitario, cioè che è, per le quali è più facile arrivare a certi equilibri. La Serie C è come, da questo punto di vista, è come se si facesse un salto al di sotto, quindi le entrate, la qualità delle entrate, la quantità delle entrate, si fa molta, molta fatica ad acquisirla e molte volte non è in linea con un budget minimo che ti consenta di affrontare un campionato in maniera decorosa, sei sempre magari a rischio, molte società. Allora credo che queste scelte di seconde squadre, cioè, vengano fatte per poter andare a riempire una Serie C che comunque si vuole mantenere corposa, diciamo, a un certo livello, ma magari che non si può permettere un numero di società tali che possono garantire. Allora asciughiamo gli organici, certo. Cioè, voglio dire, 60 squadre in Serie C, infatti, secondo me sono una cosa dell'altro mondo, no, infatti, non so se Fabio è d'accordo, è un'area professionistica che evidente, lo dicono i fatti, non è che lo diciamo noi, certo. Lo dicono i fatti, purtroppo è un'area professionistica troppo estesa, che evidentemente il sistema economico non riesce più a reggere, mentre prima lo reggeva e adesso non è in grado più di reggere. Corriamo il rischio di ripresentare un'altra volta i calendari dei campionati con le X, con le Y, cioè secondo me ci vogliono regole ferree. Paolo ha fatto un'osservazione assolutamente intelligente, però insomma, ripeto, occorrono interventi strutturali e come diceva Fabio, giustamente la Germania in questo è stata veramente, anche se adesso è uscita dai mondiali, ma insomma non dimentichiamoci i giocatori che sono usciti dai vivai della Germania, Cross e tutti quanti, certo, gli altri, voglio dire, solo così, e per fare questo ci vogliono le idee giuste, ci vogliono gli investimenti giusti e col tempo torneremo a riavere gli Oddo, i Grosso, i Toni e tutti quanti gli altri, solo così. Bisogna tornare a seminare per poi raccogliere quando sarà. Ma se un allenatore come Allegri, insomma, ha vinto già 5 scudetti in 10 anni di Serie A, io penso che sia un piccolo record, uno nel Milan e 4 nella Juve, arriva a dire, invece di insegnare il controllo orientato, vedo istruttori, e parlava di ragazzi di 13-14 anni, no? Vedo istruttori che insegnano il posizionamento della linea difensiva. Sì, sì, ma perché? Cioè, siamo proprio... Ma perché questa è una cosa che io dico spesso a quelli del settore tecnico. Il problema degli allenatori, molto spesso nel settore giovanile, è che gli allenatori allenano se stessi. Bravo. Allenano se stessi per diventare allenatori importanti. Sì. Quindi il ragazzo diventa lo strumento attraverso il quale io, allenatore, certo, alleno me e dimostro agli altri che sono bravo. Non ho nessuna attenzione per la crescita del singolo calciatore. È vero. E questo è il vero problema. Ecco perché dico aumentiamo la qualità degli istruttori. E soprattutto diamo delle strutture, perché se volete senza strutture, ma già la qualità degli istruttori sarebbe già sufficiente. Siamo, Fabio, in perfetta consonanza, prego. Questo è un argomento. No, io ricordo l'intervista di Iaconi quando ha detto che nel calcio non c'è meritocrazia. Sì. Questo è un discorso sicuramente più ampio. Ma a proposito di allenatori, è possibile che un allenatore, adesso giovane, meno giovane, che non ha avuto grossi risultati negli ultimi anni, invece trovi sempre la panchina disponibile perché magari dietro c'è lo spazio? Cioè, secondo me è perfettamente, cioè, questo rientra, è un aspetto che rientra nella tua giusta considerazione. Allora, visto che siamo proprio in argomento, io ho preparato proprio un servizio di Fabio e Federico Giampaolo, due dei grandi protagonisti della promozione in B del 2003 targata Ivo Iaconi. Proprio sabato scorso, non sabato questo che è passato, quindi due sabato fa, il Pescara 2003 si è ritrovato a Francavilla per celebrare quella vittoria con i tifosi della Curva Nord, tra l'altro anche uno scopo benefico a favore del progetto Noemi e per ricordare Marco Mazza, capostorico della Curva Nord, prematuramente scomparso nel 2006, e il povero Edoardo Orsini proprio un anno fa. Allora ascoltiamo proprio Guido Di Fabio e Federico Giampaolo sull'argomento.
Due grandi protagonisti del Pescara di qualche anno fa, naturalmente si sta celebrando in qualche modo quella vittoria fantastica nel campionato 2003, Federico Giampaolo e Guido Di Fabio. A proposito di livello, il livello tecnico di quel Pescara era superiore a tanti campionati di sci degli ultimi anni, mi pare. Ma adesso c'era qui il nostro direttore sportivo Andrea Goni, che proprio poc'anzi ci ha detto che se questa squadra allenata bene poteva veramente ambire a vincere il campionato di Serie B. Guido? No, io sono d'accordo, cioè è troppo facile, perché sentivo prima quelli che, quando ancora giocavo, quelli che smettevano, che dicevano le stesse cose, no? Quindi io dicevo, questi capito, vivono di amarcord, capito? Però la realtà dei fatti è questa, perché ultimamente sono andato a vedere anche partite di Lega Pro, capito, così, ed effettivamente il livello tecnico è molto, si è molto abbassato, capito? Giocatori come Giampaolo, Bellè, Cecchini, Palladini, dai, non anche Guido Di Fabio, perché vabbè, però io ero più, io facevo un po' tutte e due le fasi, capito? Io davo un po' più di consistenza al loro lavoro, capito? Ci permetteva di farci rifiatare spesso come e volentieri. Adesso, dopo 15 anni è cambiato niente, io corro ancora per loro. Perché è scemato il livello tecnico secondo voi, secondo la vostra esperienza? Dipende tutto da quello che si fa a livello di attività di base, dal basso, sì o no? Ma secondo me sì, perché io, giocatori adesso che dribblano ce ne sono pochi, no? Effettivamente, per cui penso che giocatori forti uscivano chi giocava per strada. Io mi ricordo quando ero ragazzino giocavo 7-8 ore in strada, e adesso ci sono le scuole calcio, niente torti alle scuole calcio, che per fare, diciamo, 2-3 allenamenti alla settimana toccano la palla 10 volte, invece noi la toccavamo su 6-7 ore 300.000 volte, e giustamente migliori la coordinazione, la tecnica. Penso che sia quello uno dei tanti problemi del calcio di adesso. Ecco Guido, si può supplire? La palestra da strada non esiste più ed è normale che sia così, perché sono cambiati i tempi, gli stili di vita, però si può fare qualcosa per riprodurla? Io penso di sì, ma ritornando al discorso di Federico, adesso in strada vedi giocare solamente albanesi, rumeni. Sono più pronti degli italiani. Sì, e infatti se tu li vedi sono tutti bravi, poi non arrivano magari per altri motivi. Io penso si possa fare qualcosa, perché lavorare sulla tecnica penso che sia fondamentale. Io nella mia categoria, che alleno in eccellenza, allenamenti con la tecnica tutti i giorni, perché se non sai giocare a calcio diventa difficile poi fare qualsiasi cosa. Non basta più la preparazione atletica, lo star bene fisicamente. Ci sentiamo in perfetta consonanza, sta per cominciare il secondo Andiamo. Tempo, non ce la fate più? Lui, io sì. Federico mi sa che ha ragione. Sì, lui, ma lui è abituato a correre, lui deve solo correre, per cui sa fare quello, Guido. Tra poco la pubblicità, una breve battuta. Ti ricordi Giampaolo ad Empoli, che gol? Mi ricordo soprattutto il tuo commento 2000-2001, la tua radiocronica, 99-2000, fu un gol normalissimo, che la tua radiocronica aveva fatto passare il gol di Maradona ai mondiali del 86. Ma noi dobbiamo enfatizzare, lo sai perfettamente. Senti, su quello che ha detto Guido, intanto vabbè, Federico ha detto una cosa secondo me sacrosanta: manca la palestra della strada, però i tempi sono cambiati. Si può riprodurre secondo te? E poi su quello che ha detto Di Fabio, secondo te si può riprodurre il modello della strada in qualche modo? Sì, si può riprodurre ridando spazio all'aspetto ludico del calcio, ma questo anche a livello di prima squadra è importante. L'aspetto ludico del calcio non deve mai venire meno, a maggior ragione nelle scuole calcio, quindi questo è un aspetto fondamentale. Non sono tanto d'accordo, io qui vado un po' controcorrente, sulla qualità, sul fatto che tecnicamente i campionati in questo momento siano di minor livello rispetto a quelli nostri o di 10 anni fa, quindi questo è un po' un refrain solida. Che c'è. Io penso che mediamente, vado controcorrente, mediamente il giocatore in questo momento qui da un punto di vista tecnico è superiore a quelli 10, 15, 20 anni fa. Non c'è più magari la punta, il giocatore straordinario, magari così, ma questo anche per un fatto tattico. Però mediamente io vedo dei difensori che sono in grado di fare 40, 50 metri la palla. Io penso che prima, effettivamente, 20-30 anni fa i miei compagni di squadra difesa, secondo me, se ne facevano 5 metri la palla, era già tanto. E poi tu hai giocato in grandi squadre come Bari Ancona, Bari dall'87 al 91, se non vado errato. Sì, ho avuto la fortuna di avere difensori forti, perché Detrizio Loseto Carrera era un difensore forte, però ho giocato anche con difensori che, insomma, la palla faceva anche difficoltà a controllarla, insomma. Perfetto, ci fermiamo per la seconda volta, poi parleremo di Serie D, scheda L'Aquila di Enrico Giancarli, e ci collegheremo con il presidente dell'Avezzano, il vulcanico Gianni Paris, tra pochissimo.
Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, ultima parte di speciale calciomercato. Abbiamo affrontato delle tematiche secondo me molto interessanti che riguardano proprio la crescita del giovane. Qualcosa si dovrà fare perché così non si può continuare. Insomma, è vero che, come dice Fabio, c'è la qualità, magari c'è più qualità nei giocatori rispetto a un tempo, però purtroppo manca la qualità negli istruttori, mancano in alcuni casi anche le strutture che sono fondamentali, quindi bisognerà trovare il modo per cercare di far crescere i giovani come una volta, in una certa maniera, come sosteneva lo stesso Federico Giampaolo. Federico Giampaolo ha detto una cosa bellissima secondo me: prima fare il dribbling ai miei tempi era una cosa naturale, adesso non lo è più. Anche questo è un argomento. Sì, ma perché sono state anche abolite, anche da un punto di vista tattico, sono state abolite le situazioni personali di gioco, gli uno contro uno, sia per quello che riguarda la fase offensiva, quindi il dribbling, ma anche la fase difensiva, cioè il saper marcare quando è l'uomo che ti punta, no? Quindi certo, anche quello. Mancano tutti quei presupposti di tecnica applicata e tattica individuale che non vengono più insegnati, quindi si pensa soprattutto ad insegnare la tecnica di reparto, quindi la tattica collettiva, a discapito della tattica individuale. Quindi è come se un ragazzo, invece di intanto gli si dice di fare subito il tema, invece di insegnargli intanto la grammatica, la sintassi e poi di fare il tema, invece già gli si insegna come si costruisce un tema, ed è un passo un pochino eccessivo. Perfetto, allora andiamo all'Aquila perché sono attesi sviluppi a breve. Enrico Giancarlo. Stanno per scadere i termini per l'iscrizione in Serie D e la situazione in casa L'Aquila Calcio ancora non è chiara. Gianluca Ius potrebbe fare un passo indietro? Gli imprenditori aquilani sono in costante contatto con amministrazione e con Tiberio Gulluni per cercare di salvare il salvabile. Certo, resta sempre da chiedersi perché così tardi e proprio all'ultimo, ma ora occorre concentrarsi sul presente. Salvare la categoria è la parola d'ordine. Serve iscrivere la squadra e serve il budget per partire. Gli imprenditori non si sono fatti problemi, ma come scritto da Ius, occorre parlare con chi ha il potere di firma nel CDA. E poi la questione collaborazione tra Chiodi e Iannini. Ci sono stati attriti, anche forti, legittimi, non sta a noi dirlo, ma oggi occorre una intelligente stretta di mano per il bene dell'Aquila Calcio. Un gol al 95esimo è forse anche più bello di una vittoria per 3-0 senza soffrire, ricordando la funzione sociale che il calcio deve avere in questa città, e siamo certi, o almeno ce l'auguriamo, che nessuno, e proprio nessuno, ostacolerà una strada che porta alla salvezza. Davvero sono anni travagliati anche per l'Aquila, ci dispiace molto perché stiamo parlando del capoluogo di regione, di una città che ha tanta fame di calcio e che ha tanta tradizione soprattutto, Fabio. Sì, è vero, è un peccato che questo club non abbia una continuità calcistica, certo, no? Ha avuto anche stagioni molto belle, molto positive, no? I playoff, quindi sembrava anche poi improvvisamente ripiomba nel buio più totale, ed è un peccato perché è una città bellissima, il nostro capoluogo di regione, e poi di una tifoseria, quella aquilana, che nonostante abbia il rugby così, però certo, segue il calcio con grande passione. Assolutamente, e comunque insomma ci potrebbero essere novità a breve, come ci ha raccontato con dovizia di particolari il nostro Enrico Giancarli, Paolo e Vincenzo sull'argomento. Ma secondo me ovviamente l'Aquila è ampiamente meritevole di vivere una situazione più tranquilla, no? Dal certo punto di vista sia della continuità dei campionati, dei risultati. E purtroppo evidentemente oggi quello, un po' anche quello che abbiamo detto prima, probabilmente sono i fattori economici che poi alla fine sono sempre quelli che vanno ad influenzare le attività a questi livelli, in questi tipi di campionati. Io credo che sia essenzialmente questo, e quindi quando poi non c'è magari, non lo so, una proprietà univoca, ma sì, magari si deve ricorrere ad accordi eccetera per arrivare a poter gestire un certo tipo di attività, magari si fa un po' più fatica, e quindi è un peccato, e mi auguro che insomma questi problemi vengano risolti, perché sicuramente l'Aquila non merita di vivere
L'Aquila e i tifosi aquilani ovviamente non meritano di vivere una fase così incerta e che poi magari si ripete nel tempo. Però la società potrebbe tornare agli aquilani e questo ce lo auguriamo, certo, anche per uno spirito di appartenenza. Una stabilizzazione concreta. Venerdì scadranno i termini per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Tra l'altro l'anno scorso l'Aquila ha fatto un campionato eccezionale per tutto quello che ha passato, ha vissuto la squadra e naturalmente che hanno vissuto i tifosi senza società. Insomma, ha fatto un campionato d'applausi. Certo. Vincenzo. Parole assolutamente da condividere. Da abruzzese chiaramente auspico che anche l'Aquila possa risolvere i propri problemi, ma purtroppo oggi il calcio, partendo da livelli ancora più alti, guardiamo quello che sta succedendo a una società gloriosa come il Milan in questi giorni, dove non si riesce ad arrivare ad una conclusione, quindi in piccolo chiaramente l'esperienza ci insegna, e in questo Fabio potrà sicuramente confortare la mia tesi, ci vogliono soldi, ci vuole denaro, ma soprattutto ci vogliono idee e organizzazione. Certo. Quindi da abruzzese auspico che l'Aquila possa risolvere i propri problemi. Allora, in attesa di collegarci con il presidente dell'Avezzano Gianni Paris, notizia di calciomercato che arriva da Vasto, perché domani il presidente Bolani, molto ambizioso, ha affidato intanto la squadra quest'anno a Ottavio Palladini, il DS e Ferdinando Ruffini, incontrerà Vito Leonetti che potrebbe restare a Vasto. Erano stati già allacciati dei contatti con Vittorio Esposito, ma il procuratore del giocatore sta trattando con la San Benedettese per il rinnovo. Esposito chiede un biennale, ha chiesto anche nel contempo a Bolami di aspettare sino a giovedì, ma domani Bolami incontra Leonetti e potrebbe esserci il placet di Vito Leonetti, classe 94, lo scorso anno 19 gol con la Vastese. Tra l'altro il suo procuratore è Alberto Bergossi, c'è giocato a Bari? Sì, c'è giocato, era una punta di livello, sì, mi ricordo, e stava cercando una sistemazione in C, anche perché insomma stiamo parlando di un ragazzo di 24 anni che ha fatto molto bene lo scorso anno, però in questo momento non ha avuto grandi possibilità, non ci sono offerte concrete per Leonetti, che potrebbe tornare a Vasto. Tu lo conosci? Leonetti? L'hai visto? Qualche anno fa sì, l'avevo seguito, era un giocatore anche lui, insomma, aveva esordito anche in B, se non vado errato, qualche stagione fa, una carriera anche diversa, in C sembrava un giocatore importante, potesse cambiare anche a un salto di qualità, poi il calcio si sa, a volte disperdi il talento e perdi gli anni importanti e non ti ritrovi più. E comunque la Vastese ha già l'accordo con Shiba, un altro attaccante di categoria che non ha bisogno di presentazioni, è un albanese, è un classe 88, dunque ha 30 anni, Palladini lo conosce bene, perché ha giocato nella San Benedettese, allenata da Palladini. Shiba nel 2012-2013, contributo rilevante in chiave promozione in C2 con 14 gol, quindi si ritroverebbero insieme a lavorare. In questo momento Shiba è in Giappone in viaggio di nozze, però ha già dato il placet al presidente Bolami. Andiamo però ad Avezzano, in linea il vulcanico presidente Gianni Paris. Come va, presidente? Sempre bene, Matt. Sempre bene, io dico sempre vulcanico, ma grandissimo personaggio, devo dire, sempre molto educato, rispettoso nei nostri confronti, assolutamente disponibile. Presidente, intanto avete presentato oggi Jonathan Alessandro, altro attaccante importante italo-argentino che ha militato nel Chieti qualche stagione fa, insomma è una punta che non ha bisogno di presentazioni. Credo che abbiamo inserito quella che si chiama ciliegia in una torta che è già fatta di sostanza, storia e conoscenza, e spero che quello che è avvenuto nella scorsa stagione, cioè la partenza ad handicap, quest'anno invece sia una partenza più importante, fatta di buoni risultati e prestazioni di quelle che si aspetta il presidente, la società e il mister. Avete fatto pochi ritocchi, praticamente avete confermato l'intelaiatura dello scorso anno che aveva fatto già molto bene. Lei farà in questo momento, starà facendo i debiti scongiuri. Come sai bene, mi sto toccando da... perché credo un po', sai, si dice sempre non sono scaramantico, ma ci credo, quindi e quindi il gesto l'ho fatto e non ti nascondo che
ogni volta che me lo chiederai fino alla matematica. No, perché se lo scorso anno, mi ricordo, insomma, Gianni Paris abbiamo sentito spesso, abbiamo effettuato tanti collegamenti, tante interviste, diceva vogliamo vincere il campionato e c'era il Matelica a 10-12 punti di vantaggio, quest'anno che cosa dirà? Beh, quest'anno abbiamo l'obiettivo di fare meglio del terzo posto della scorsa stagione e spero che la squadra parta in un altro modo, senza regalare nulla a nessuno, e poi credo che il campo sarà come sempre il giudice imparziale e definitivo per consentire alla società migliore, alla squadra migliore e fortunata e agli uomini che saranno prima uomini che giocatori di vincere il campionato. Sono convinto che nella stagione che è appena iniziata il girone F di Serie D lo vincerà un abruzzese. Eh sì, perché insomma si stanno comportando molto bene le società della nostra regione in serie di mercato. È vero che non si vince il campionato in estate, questo è poco ma sicuro, però le idee mi sembrano molto chiare e soprattutto ambiziose. Parlando ancora dell'Avezzano, pochi ritocchi abbiamo detto, e quindi questo dovrebbe essere un vantaggio in teoria per la squadra di Federico Giampaolo, che sta pensando di cambiare sistema di gioco dal 4-2-3-1 al 3-4-3. Sì, io mi preoccupo che il mister abbia chiesto di giocare con il 3-4-3, ma spero che poi sia invece l'ennesima trovata di un allenatore che ha fatto innamorare il pubblico dei tifosi e dei fan biancoverdi, e quindi non posso non dargli credo e credito. Oh, tra l'altro, insomma, la linea offensiva, il tridente sarà formato, è chiaro che poi è sempre il campo che dirà, insomma, chi merita di giocare, però in questo momento c'è Dos Santos, confermatissimo, 21 gol lo scorso anno, capocannoniere del girone. Pellecchia sta per rinnovare, no? Mi aveva detto poc'anzi al telefono. Sì, firma dopo domani. E poi Alessandro, quindi tre attaccanti sono questi, sono tre attaccanti importanti per la categoria, presidente? Sì, ma dietro e nel mentre abbiamo Cerone, abbiamo Di Curzio. Ma Cerone come si fa nel 3-4-3? Potrebbe essere la sorpresa di Giampaolo. Perché effettivamente, no, io non voglio anticipare qualche tema, però Cerone è stato valorizzato bene, no? Sulla tre quarti, nel 4-2-3-1, è un giocatore che nel 3-4-3 potrebbe fare più fatica, secondo lei? Ma io credo realmente che l'idea del mister di giocare con un reparto offensivo composto da over possa portare tanti benefici, e credo che per vincere i campionati non ci sia bisogno di 11 giocatori titolari, ma almeno di una panchina lunga e fatta di qualità e quantità. E secondo me Cerone, Di Curzio, Bisegna, i giovani Persia, Deramo riusciranno a dare quello che poi vuole la città, un territorio intero, la Mastica, che spero da presidente, da primo tifoso dell'Avezzano Calcio, di portare nei professionisti nell'anno del centenario. Oh, tra l'altro, presidente, c'è da dire, lei citava Persia e Deramo soprattutto, ma lo stesso Persia, che è un centrocampista sicuramente già seguito da tanti club di categoria superiore come lo stesso Deramo, a livello di under siete messi benissimo. Forse siete la squadra più forte. Beh, spero che sia così anche fra un mese, quando inizieremo la preparazione, quando quindi ci muoveremo di conseguenza. Beh, ma manca soltanto un 2000, no? Mi ha detto. Sì, state per prendere un 2000. Terzino sinistro, e poi state a posto, la batteria degli under l'avete completata, l'avrete completata. Beh, no? Abbiamo acquisito anche un giovane dal romano, Davide Di Cairano, 2000, che viene dalla Vigor per Conti. Crediamo di fare un grosso investimento anche sul ragazzo, e quindi ci auguriamo che con i 2099 di qualità e con i 98 che già sono di proprietà della società si riesca a costruire quello che poi è il desiderio, il sogno di una intera città, di un intero territorio. Anche perché, insomma, tra l'altro quest'anno si scalerà di un anno per quanto riguarda gli under sono fondamentali in questa categoria, 4 in campo, un 98, 2 99 e un 2000, quanto incideranno?
Beh, come l'anno scorso faranno la differenza, ma non saranno decisivi per le sorti del campionato e per la vittoria finale. Arrabbiato per come è andata a finire con Siena, presidente, la sincerità? No, perché credo che i giocatori debbano sposare prima l'idea di un progetto, dei colori, e quindi, come si dice di certe donne, che se scappano è perché non meritano, questo potrebbe essere il caso di Siena. Strepitoso il presidente Paris, ci ha regalato una chicca a fine serata. Grazie presidente, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, buon lavoro Massimo. Grazie ancora al presidente Gianni Paris. Beh, insomma, le squadre di Serie D si stanno muovendo. Tornando per un attimo al Teramo, non avevo dato la notizia dell'intesa totale con la SPAL per il terzino sinistro Riccardo Mastrilli. In realtà una notizia, una news di cui vi avevamo dato conto nei giorni scorsi: un classe 97 terzino sinistro arriva dalla SPAL, sarà ufficializzato nelle prossime ore, è di Giulianova, è abruzzese, ha giocato proprio due anni fa in Serie D nel club giallorosso. Giulianova che torna in Serie D, il campionato non direi più consono le sue tradizioni, perché il Giulianova, per la storia che ha, per il blasone e per la passione dei suoi tifosi, meriterebbe almeno da C, Fabio. Beh, direi di sì, ho avuto la fortuna anche di... Tra l'altro tu sei stato direttore sportivo di Giulianova, c'è una passione, c'è con D'Arrigo allenatore? D'Arrigo allenatore, sì. Ma D'Arrigo che fine ha fatto? Questo era bravo, era molto bravo, forse troppo, quindi l'ho fatto fuori. No, lavora nel settore tecnico. Ah, settore tecnico. Persone di grande riferimento nel settore tecnico di Coverciano. E quindi Giulianova è una piazza veramente che merita anche una categoria diversa dalla Serie D per la passione dei suoi tifosi, anche per la competenza dei suoi tifosi, certo. Ma come lo è anche lo stesso Teramo, che è giusto. Quindi sarebbe bello rivedere il derby Teramo-Giulianova, che io dico sempre, ho vissuto tanti derby anche importanti, ma belli vissuti così come Teramo-Giulianova, sono veramente particolari. Adesso racconto un episodio, il preparatore atletico di D'Arrigo, Stefano Rapetti. Ah, Rapetti, che ha lavorato con Mourinho. No, è il nuovo preparatore atletico del Manchester United. Ah, ma non stava all'Inter anche con Mourinho? È stato all'Inter con Mourinho e adesso dopo è stato tre anni con Giampaolo, fatto un anno di Empoli. Perfetto. E lui tuttora, insomma, ha vinto anche il triplete insieme a Mourinho, così. Eppure lui, quando parla di Giulianova, e anche di quel derby, di Giulianova-Teramo, quindi quel tipo di realtà, lo ricorda sempre con grande passione. Questo perché veramente uno poi vive tante realtà, però quelle sono così cose particolari che ripeto, fanno così pensare, sperare che si possa rivedere ancora quel derby, sarebbe molto bello. Era all'inizio degli anni 2000 più o meno, e credo che un Giulianova Teramo valga molto più di un Inter Juventus di Lega Pro di seconde squadre. Assolutamente, sono d'accordo, infatti riallacciamo al discorso di prima, no? Perché bisogna tutelare proprio anche le tradizioni, perché questo significa. Oh no, Paolo e Vincenzo. Sicuramente sì, il calcio, lo sport del calcio è sicuramente anche cultura, voglio dire, oggi non è più solo un fatto fisico, cioè io credo che le tradizioni vadano laddove possibile adeguatamente tutelate e supportate. Questo fatto potrebbe venir meno nel caso in cui piovessero, no, queste seconde squadre. Le collettività, quest'anno non corriamo, le varie collettività devono fare lo sforzo di cercare di affrontare. Certo, ci sono i problemi economici, molte volte sono intormontabili. È il sistema calcio che lo deve trovare. Il sistema calcio dovrebbe salvaguardare proprio anche queste bellissime tradizioni da continuare, da trasmettere, voglio dire. Insomma, assolutamente. Vincenzo. Ma sono d'accordo, questo è un dato assolutamente certo, però purtroppo siamo nel 2018, anche il calcio è entrato in quella che si chiama globalizzazione, e quindi l'effetto mediatico a volte purtroppo è più importante di rendere vitali appunto tradizioni. Io ricordo anche il Francavilla, ricordo il Castel di Sangro quando giocava a livelli in categorie sicuramente migliori, però oggi il calcio è questo, ma del resto basta guardare, per fare un esempio, un parallelo, anche l'assegnazione dei diritti TV dal prossimo campionato, la Serie B ce la vedremo su internet
è vero che i nostri governanti secondo te potrà cambiare qualcosa oppure ormai in peggio, in peggio. Infatti io mi auguro e auspico una rinegoziazione dei diritti della Serie B con Sky, e ho sentito che anche la stessa Mediaset non mi pare che sia interessata a Sky, però da quello che si io dice io mi auguro di sì, perché chi rumors. Come me ha fatto il contratto con Sky per vedersi Pescara, e ce ne sono tantissimi. Anche stamattina lì al Destina ne stavamo parlando, ma adesso ad esempio sentivo che anche Mediaset sta cercando di acquistare partite della Serie A. La verità è che non potrei più vedere la Leot. andrà su Perform. Lo so, la Leotta e Paolo Maldini sono stati contattati visto che è stato nominato il nuovo direttore commerciale, persona assolutamente esperta, e sono stati contattati anche perché a proposito. Quindi come è stata ufficializzata su Perform ti sei rincuorato? Cioè perché comunque io come molti altri sportivi assolutamente sì, poi magari l'universo femminile si sarà rincuorato con Paolo Maldini, ecco, per certo. Far condizio, insomma. Però oggi ci piace noi scherzare. Ci stiamo scherzando, però oggi il calcio è questo. Sono d'accordo. Vediamo le partite da lunedì alla domenica per la gioia dei nostri consorti, che infatti stanno cercando di studiare soluzioni alternative. Allora ci lasciamo con questa battuta per l'ultima volta e poi il finale di questo speciale calciomercato, qualche minuto ancora insieme e poi ci saluteremo. Lilia, a Dino D'Angelo. Eccoci qui, allora le 22:23, non si calma Vincenzo Cilli perché non potrà vedere più la Serie B su Sky, non riusciamo a calmarlo, non sappiamo come dobbiamo fare, ma a parte gli scherzi veramente sta cambiando tutto, no Fabio, anche a livello di televisivo, a livello di comunicazione, cambia tutto con una velocità incredibile. Sì, questo è vero, però noi dobbiamo chiederci, la risposta è facile, però dobbiamo chiederci perché comunque in Inghilterra, in Germania continuano a riempire gli stadi e invece i nostri continuano a essere semivuoti. Perché la gente comunque vuole andare a vedere le partite allo stadio, certo. Alla gente piace andare a vedere le partite allo stadio più che vederle in televisione, e dobbiamo ripercorrere quel tipo di percorso lì, secondo me ricreando anche quel tipo di passione. E lì, però è un fatto anche di cultura. Cultura, formazione. No, dico, non è una questione per riportare la gente allo stadio. No, è una questione, è una questione di struttura. È una questione di struttura. Solo di struttura, secondo te? Sì, non è una questione culturale. Perché guarda che dove le squadre. Culturale, io intendo l'accezione più ampia di educazione, di valori, di tante altre cose che non ci sono più. Diciamo no, la tutta, no, insomma. Non credo, non credo che in Germania o in Inghilterra ci sia più cultura calcistica che da noi, o ci sia più cultura generale che da noi. È proprio un problema di mettere nelle condizioni di strutture. Io che posso, da addetto ai lavori, posso andare a vedere le partite di Serie A gratuitamente, certo. Non vado mai a vedere la Serie A perché il pensiero di dover lasciare la macchina a 5 km e poi vengo controllato, i tornelli, gli ombrelli, non mi posso coprire, non posso, ci rinuncio, non ci vado. Questo è vero. E sono, come ho detto già, un privilegiato, posso andare quando voglio e dove voglio, non ci vado. Perché devo parcheggiare la macchina? Se penso di andare all'Olimpico o a San Paolo, per dire due stagioni. Cioè, tutto questo diventa un deterrente. Un deterrente. Assolutamente. Su quello sono d'accordo, su questo, perché insomma sono mille controlli prima di entrare. Poi, sai, poi una volta che sei arrivato lì, sì. Non è che dici, sai, però arrivato lì, poi c'è uno stadio. Allora, confortevole. In bagno non ci posso andare, cioè. Le tribune sono fatiscenti. Certo. È un problema, non è un caso che laddove c'è una struttura che funziona, che è quella della Juventus, certo. Quella dell'Udinese, questo. Si riempie, c'è è vero, abbinata chiaramente anche a dei risultati. A Frosinone la gente da adesso ci va allo stadio, anche se poi anche per andare a Frosinone, certo. Devi parcheggiare a Latina e poi vai a Frosinone, certo. sono esempi che dovrebbero fungere, no? Da sprone anche, esatto. Se vogliamo, chissà che non ci sia una svolta in questo senso. Però abbiamo dimenticato di mandare in onda l'intervista a Jonathan Alessandro, che è stato proprio presentato oggi ad Avezzano. Alessandro, nuovo attaccante del club, della squadra marsicana, affidata naturalmente a Federico Giampaolo per il secondo anno consecutivo dopo l'ottimo terzo posto della scorsa stagione. Vediamo. Jonathan Alberto Alessandro va ad arricchire il reparto offensivo dell'Avezzano Calcio. Benvenuto Jonathan. Vieni da due stagioni con il Delta Rovigo, perché hai scelto l'Avezzano? Sicuramente per l'ambizione e la serietà della società. Quindi ecco, mi ha fatto subito una buonissima impressione. Direttore Iacovitti, la scelta di Jonathan Alberto Alessandro dettata da cosa? Ma diciamo che Jonathan è stato il nostro vero obiettivo di mercato, è stato il primo nome che ha fatto il mister Giampaolo, per le sue caratteristiche, insomma, calciatore che quello che cercavamo, no?
quello che spacca un po' le partite, quello che salta l'uomo con una certa facilità, ha una dimistichezza importante in zona gol e anche un uomo assist importante, quindi noi cercavamo un calciatore con queste caratteristiche, l'abbiamo subito individuato e siamo stati bravi e, diciamo, a portarlo qui ad Avezzano, grazie ovviamente agli tutti sforzi del presidente. E siamo soddisfattissimi di questo acquisto e sono convinto che Jonathan ci regalerà grande soddisfazione. Jonathan, che cosa ti aspetti all'interno di una squadra che appunto è stata confermata per il 90% e che nella passata stagione ha ottenuto un terzo posto importante e un'uscita in semifinale dei playoff che è stata effettivamente dovuta più alla sfortuna che ad altro? Sì, assolutamente, ho seguito insomma le vicende dei playoff, infatti era un'uscita immeritata e mi aspetto che dobbiamo fare sicuramente meglio, anche se avete fatto molto bene l'anno scorso, dobbiamo fare di conseguenza meglio quest'anno. E speriamo che i tifosi seguano l'Arezzano Calcio, le gesta di Jonathan Alberto Alessandro e speriamo che alle nostre parole seguano come sempre i fatti. E noi ringraziamo lo stesso Gianni Paris che ha fatto un po' da cerimoniere in questa conferenza stampa. Abbiamo sentito le prime parole di Jonathan Alessandro, ricordiamo italo-argentino, 31 anni, classe 87, esterno offensivo, seconda punta, ha giocato col Chieti in C2 da gennaio 2012 al 30 giugno 2013, poi ha vinto un campionato anche nel Cosenza con Cappellaccio allenatore nel 2014, nelle ultime tre stagioni in Serie D, sempre in doppia cifra con Campobasso, 15 reti e Delta Calcio Rovigo, 22 gol equamente distribuiti tra il 2016 e il 2018. Noi abbiamo terminato questo appuntamento con lo speciale calciomercato. Volevi dire qualcosa, Vincenzo? Ti vedevo già, no. Ti vedevo caldo per aggiungere qualcosa. Magari no, sto pensando. Comunque, anche qui Fabio ha detto una cosa assolutamente condivisibile. Certo, se noi andiamo a considerare che insomma il campionato, vederlo su Perform costerà 10 euro al mese. Sì. D'inverno, io mi ricordo le partite dello scorso inverno a Pescara, sotto la pioggia, un freddo, e quindi voglio dire, ha perfettamente ragione. La differenza sta tutta lì. E noi sono ospitati. Da Italia questo 90 l'Italia non ha saputo assolutamente, basta vedere gli stadi in Russia adesso durante... Vabbè, l'Italia 90 è stato proprio un disastro. Sì, cioè, appunto, da lì si parte. Da lì non abbiamo saputo approfittare. In Polonia. Austria-Svizzera. La differenza è tutta lì. Assolutamente, grazie a Fabio Lupo che ha impreziosito questo consesso insieme con Paolo Toro e Vincenzo Cilli. Naturalmente ci vediamo lunedì prossimo. Un ringraziamento particolare al nostro Dino D'Angelo in regia. A voi per l'attenzione. Ancora una buona serata. I just wanna be-